Presentato il progetto di manutenzione straordinaria sulle scogliere sommerse a protezione della costa in località Ponte Sasso nel comune di Fano. Forte l'impegno della Regione Marche e dell'assessorato regionale alla difesa della costa, come è stato evidenziato dall'assessore Stefano Aguzzi. È stato stimolato dagli operatori proprio balneari di quel territorio ad un incontro, mi pare a inizio di questo anno, febbraio, dove si lamentavano fortemente di un'ulteriore mareggiata, eccetera. Partecipammo a quell'incontro insieme ai dirigenti della Regione Marche, prendemmo un po' atto della cosa che io però già conoscevo, ma non c'era allora alcun finanziamento, non c'era nulla di previsto su quel tratto di territorio, né alla Regione Marche era mai giunto un progetto, diciamo così, che richiedesse quel tipo di intervento. I finanziamenti individuati sono quelli ministeriali destinati prevalentemente al dissesto idrogeologico. Mi permisi di chiedere al Ministero se una parte di quei fondi potessero anche essere rivolti alla difesa della costa. Il Ministero ha dato parere positivo, concedendo il 10% del totale dei fondi messi a disposizione della Regione Marche, che corrisponde a 3.860.000 euro. Il Comune di Fano, sollecitato dalla Regione, ha presentato un progetto di fattibilità tecnico-economica. Quello in questione è il primo di tre stralci di un progetto complessivo stimato in 14.300.000 euro. Le scogliere oggetto di intervento saranno la S6, la S7 e la S8 e i relativi varchi, dal rio Crinaccio fino a circa il sottopasso più a sud di Ponte Sasso, per una lunghezza di circa 900 metri. Il costo complessivo stimato per questo primo lotto è di 4.200.000 euro. La quota residua che servirà a coprire il costo totale dell'intervento sarà versata dal Comune di Fano. Io voglio pensare che i lavori potrebbero realisticamente partire nella fase autunnale del 2025 ed essere conclusi per appunto l'estate invece dell'anno successivo, quella del 2026. Soddisfazione da parte del sindaco di Fano, Luca Serfilippi, che ha auspicato di poter completare tutta la manutenzione straordinaria dell'intero paraggio di mare e l'impegno dell'assessore fanese Mauro Talamelli a seguire l'iter dei lavori per questo primo stralcio.